Figlioli, benvenuti in questo nuovo episodio di Call of Duty World War II, campagna in pseudo-coop in compagnia del compagno Filznarok. Nell'ultima puntata, che non ho ancora caricato perché stiamo caricando tutto di fila per finire il gioco un po' più in fretta, perché già i video sono brevi, avevamo difeso Zazman facendo Signore Mia Roccia di Salvataggio Soldato Ryan. Avevamo discusso su quale gioco potrebbe meritare una remastered. Oggi continuiamo con la missione Soe, non so cosa sia. Qua in primo piano si vede una locomotiva, magari dobbiamo liberare qualche prigioniero di guerra. E vuoi aggiungere qualcos'altro? Perché c'è tipo Stanley che dà ordini? Ah, è già iniziato? Io sì. Ma dirmelo no, eh! Ma che tu pensi senza dirmelo? Ma quando ho iniziato senza dirtelo? Guarda, c'è Stanley. Aspetta che guarda sta lì, io vedo solo Zazman. Dov'è Capitano? Questo vuol dire che c'è Capitano America. Siete pronti? Davis, no? Davis lì, sai, Davis era il sergente là, comandante, che grado sarà questo? Durante la seconda guerra mondiale ha cambiato il suo nome in Stan. Chi è la topa? Abbiamo le Chris Gunn. Chi è la topa? No, una della resistenza francese. Ah, un combattente Maquis. Hai mai giocato a Call of Banze Duty Zouk. 3? A Call of Duty 3 hai mai giocato? No. No, perché c'era una parte in cui c'era. Dovevi difendere i partigiani francesi che li chiamava Maquis, Maqui, Maquet, non so come si chiamano. Beh, ho una buona notizia, c'è una notizia per te. È una missione stealth. Ah, Che ti fantastico! piacciono tanto. L'agguato controlla Gestapo. Ah, contro la Gestapo, ammazziamo più nazisti che possiamo perché non vedo Io l'ora di adoro la missione. Io combattere. adoro. Ecco il È già bersaglio. morto. Siamo messi bene. No, mi ha già calato. È un treno così grande. Così colossale. Ultimo checkpoint, però. No, no, voglio fare stealth. Possono arrivare. Non devono arrivare, si comincia. Movimenti nemici davanti. Bene, io e Vivian li facciamo fuori. Target a quel punto avanzato. Ok. Daniels, dopo la tua impresa Marigny, fornirai fuoco di supporto insieme a Ah, Zazman. finalmente mi danno un po' Zazman, di ti complimenti. Mi fanno un po' di complimenti. state tutti giù. Ah, ma esistevano già i silenziatori durante la seconda guerra mondiale? Non si c'era qualche prototipo. Che figata in Ma sinistra. c'era un gioco simile sulla seconda guerra mondiale per la PlayStation 3, però non me lo ricordo. Boh, non so cosa è successo. Io ce ne sono. Ma era molto figo, tipo, c'erano proprio le parti della resistenza, cose del genere. Che figate, c'è un'istante, ti adoro. Scusate ragazzi, ma ho avuto un contrattempo momentaneo. Troppa falsità. Io. Ah, non posso applicare il silenziatore sulle MP40, allora prendo. Ho ammazzato un Figate, altro mi sono tedesco. stealth. Ho ammazzato un altro tedesco che stava per prendere un cadavere. Oh, sì, un cadavere, già, buonanotte. Stavo per scoprire un cadavere. E guardate che falso che è questo, che è andato avanti senza neanche aspettarmi. No, sono andato Ufficiale, vai. Officersen. Sono fighe le missioni in stealth nei giochi sulla seconda guerra mondiale, però. Crowley. Dov'è la topa? Ah, bello quando figa. ti chiamano, eh? Figa. No, hanno ucciso un civile, povera, povera figliola. Ciocchino che sono, Io ragazzi. non sono già più in pari, io sono già più in stealth, ho già correndo in giro a ammazzare tutti. Stranamente sto andando avanti Stai da solo. basso e avanza. Ma forse erano in troppi. Tanto canne mozze. Ferma il treno.
Ma Pearson dov'è quando serve? Lui è buono solo a offendere? Oh mio Dio, quanti cazzo di gelati abbiamo, alleati? Ce ne sono tanti? Madonna. Cani, no, i cani no, non i cani no. Ho brutti ricordi da World of Warrior. Non mi ricordo mai, insomma, mi ricordo MV2. Ma hai mai giocato a World of Warrior quando giocavi con Reznov e Sì. Petrenko? Ah, comunque hanno messo un'immagine leakata che probabilmente il prossimo COD, cioè, allora, vi spiego, il prossimo COD probabilmente sarà Black Ops 4, perché ha messo come immagini quelle da Treyarch, l'immagine di Reznov. Dire. Che figo, ma sarà ambientato anche quello nella seconda guerra mondiale? Non lo so, però ha messo Reznov come immagine. Secondo me è per fare dissing inutile, sai? Io spero che non vedano il cadavere, altrimenti sono fottuto. Sto andando troppo bene. Phil, dovresti Il essere Bren! qui. Mi sa che Lucanex sarà fiero di me perché sto facendo la missione in praticamente stealth. Oddio, Gesù Cristo. Voi non mi avete visto? Tedeschi di merda. Cosa avete detto? Scusatemi. Un qua, coglione! Ciao. Cioè, ma tipo gli ha aspettato il braccio invece del collo. Adesso io sto facendo un giro con mitraglione a ammazzare tutti. Ma Ma io sto facendo in stealth. Sono in una casupola. Dio santo, grazie Vivian. Mi ha salvato le chiappette. Me la dai? Ah, ma ti beccano? sì. Ah, pensavo che fossi stato tu. Perché sei. Ma minchia. Ho sparato tre colpi e non ho ammazzato nulla. Cazzo! Oh mio Dio, ma chi è tutta sta gente allora? Yellow, Pearson, Styles, Zazman, Turner. Oh no, bisogna guidare. Zuzmanino, dove sei? Styles non mi importa. Zuzmanino, mi dai un kit medico? Grazie. No, Gesù, i cani! Cioè, ma un cane è passato attraverso Vivian. Ma che arma aveva quello in un MG42? Oh mio Dio, oh mio Dio! Ma cos'è? Non è GTA sta roba? Che cazzo è? Sembra GTA! Ma no, cioè hanno messo il Bren ai tedeschi? Sul serio? Dimmi che non è vero. E che era di un alleato morto. Veloce anche mi sto qua! No, ma veramente No, hanno mi sono messo il incognato, mi sono Bren. incognato! Ah no, ok, niente. Come l'ho detto, io mi stavo già mettendo a piangere per un dettaglio che non era un dettaglio. Il famoso mi sto Cioè, incognando. questo qua non è Calvini, questo qua è Rally. Rally 1945. No, 1944. Ah, io stavo puntando a quello dietro, ho sparato a quello davanti. Oh, Luftwaffe Drilling. Ma nel multiplayer è buono. Morite tedeschi. Sorpresa, non avevate il biglietto. Oh mio Sì, Dio! vabbè, voglio fermare da solo un treno corazzato, peggio di quello di Hitler in Sniper Elite V2. Voglio dire. Ma si chiamano Kubelwagen!